ragazzi, perché nell'episodio precedente non ho voluto guardare la intro del torneo Battaglia Supremo, il TBS? Perché? A parte che era finito il tempo per l'episodio precedente, beh, ci tocca questa intro che ci farà cascare letteralmente le palle. Possiamo già aver capito qualcosa. Guardate la sfera Bakugan di Marucho, non vi sembra un po' diversa? E adesso tutto sarà spiegato. Ci siamo, speriamo di riuscire a vincere. Ora dipende tutto da questa battaglia, dobbiamo sconfiggere Marduk e Vladitor. Guardate anche quella di Sean, anche la sua non vi sembra un po' diversa? Già, chiunque di noi riesca ad arrivare alla fine dovrà fare di tutto per batterli. Non preoccuparti, Tigrera si è evoluta, infatti guardate, anche Tigrera è diversa. Ora io e lei non saremo mai più sconfitte. Anche Gorem si è evoluto, ora siamo invincibili. E anche Drago si è evoluto. Va bene, diamoci dentro, si va in scena. Ecco. Ah, c'era una parte doppiata qui, Bakugan combatti. Vabbè, ad ogni modo. Ebbene sì, questo è il torneo Battaglia Supremo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 round. E anche Masquerade, l'idranoide di Masquerade si è evoluto. Insomma, per farla breve, si sono evoluti tutti i Bakugan meno che il vostro. Leonidas è ancora a uno stadio base di merda. Avanti, sono pronto, io un po' meno. Allora, in pratica, cos'è che rende questo torneo davvero di merda? Il fatto che i Bakugan partner di tutti gli avversari qui sono evoluti e sono più spaccaculi e odiosi che mai. Questo è il torneo Chaos, il TBS. Allora, ho comprato la carta portale di Leonidas, così come la relativa carta abilità. Mi sono sbagliato, non è post-game, ma è, a fine del gioco. Comunque, non che sia proprio di tantissima utilità, visto che adesso i nostri amici hanno tutti i Bakugan evoluti e di conseguenza hanno potere G, carte abilità e carte portali, tutte ancora più alte delle nostre, insomma. Se noi facciamo un dolce a 6 strati, loro lo fanno di 7. Occhio ai cubi che vi fanno schizzare in direzioni assolutamente casuali. I Bakugan House ne sono immuni. Forza, dai, piano piano. Madò, torneo House è l'inferno, absolutely hell. Andiamo su. No, 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 no. Ecco, bene. Aspetta un attimino, prendi questo, vai. Ok, 730. E purtroppo il caro Leo non può diventare tanto più potente adesso. Ecco, turno di Marucho che lancia Preyas, Angelo e Diablo. Proprio così, sono due Bakugan in uno solo. Le teste sono i magneti. E ecco, è diventato Angelo. Se veniva dall'altro lato era Diablo. Preyas Angelo è un Bakugan speciale. Ha due attributi. Chaos e Aquos. Leonidas, eccolo qua. Preyas Angelo. Preyas 2, sì, perché come sapete Preyas non cambia l'aspetto. Lui si moltiplica quando si evolve. Quindi Marucho ha ancora il Preyas originale. Ha due Bakugan partner, quindi. Tre se si conta separati Angelo e Diablo. Ecco, guardate allora. Come potete vedere, Preyas, Angelo, Astia, Aquos, che Chaos. Usi una carta abilità? Sì. Lui userà di sicuro la carta abilità di Preyas, Angelo e Diablo. E uso quella di Leonidas. Quindi andiamo, dai. Ora i Bakugan House sono avvantaggiati. I Darkus svantaggiati. Quindi sia io che Marucho siamo normalissimi. Assolutamente normali, dai. Distruttore Alpha. Leonidas ottiene 200 G di potere. Quando vinceremo una carta battaglia con una battaglia con una di queste carte abilità, il Bakugan attaccherà in modo diverso, dai. Ti pareva, ma guarda Teo, ecco, subito. Ah, e cosa usa? No, doppio input contrattacco. Se il tuo Bakugan è quella versione, attributi di... grazie al cazzo, ma che carta, davvero, Oh, bene, hanno stupidissime carte OP, che palle. Guardate, ecco, vedete? Leonidas sta attaccando in modo differente con un raggio di luce azzurra. Ecco. Se infatti vincerete una battaglia, stavo dicendo, attivando la carta abilità del personaggio, il personaggio Bakugan attaccherà in un modo differente dal solito. Infatti Leonidas tirava prima due graffi, poi adesso invece attacca col raggio di luce blu se si attiva la carta abilità. Comunque, date il benvenuto a Laserman, il nuovo Bakugan che ho sostituito con Griffon. 620 G di partenza. Niente, è un Bakugan davvero forte per essere uno normale. Andiamo. Qui. Un attimo di roba. No. Madonna, l'effetto Pac-Man fanno sti muri. Dio. Niente, non penso mi rimanga molto, quindi andiamo, dai. Allora,
Marucio ha perso Angelo e Diablo, per cui adesso userà Preyas. Madonna santa. Ecco sì, Preyas, perché come vi ho già detto, Preyas quando si evolve si moltiplica, per cui rimane l'originale ma c'è anche l'evoluzione. Vai, allora, cosa succederà adesso? Ruletto attributi, giusto? Aquos, se capitavi Darkus era nella merda. Comunque noto che nel Let's Play Preyas non è mai diventato Darkus. Wow, che sfiga. Ecco Laserman, comunque, è un robottone... molto più robottone di Robotalia, né niente, dai. Allora, di sicuro userà Invisibilità Blu, la carta di merda. Oh, load up, cos'è? Il giocatore con il minor numero di carte portale conquistate recupera le carte abilità rosse, cazzo. Quindi c'è ancora, gli ritorna il doppio input di merda, mamma mia. C'è il doppio input, gli ritorna quella che ha appena usato. Doppio input contrattacco, usi una carta abilità? Sì, direi, allora... io direi di usare doppio input Ventus. Dai, attacco raddoppiato contro attacco raddoppiato. No, non ho usato carte abilità. Cambia molto il modo di giocare, Fermo. Ma cazzo. Sì, dai, non c'è verso però, ragazzi, Madonna, ma alla prima delle distrazioni, subito. Madonna, non è giusto, dai. E vai, ho vinto culo! Madonna, ero un filino più in là! Ma ce l'ho fatta, ero un filino proprio, un filino, Mi mancava pochissimo per perdere! Ma ho comunque vinto! Mi fa piacere la cosa, guarda! Questo torneo veramente, vabbè, è l'ultimo! E come tale, veramente, guardate... Madonna, oltre che avere uno sfottio di round, gli avversari sono decisamente molto più odiosi! Cioè è vero, ma non può, Marucio non poteva usare invisibilità blu, perché ora c'ha la carta di Preyas, Angelo e Diablo. Giusto, giusto. Andiamo. Cogliamo i poteri come al solito, facciamoci un saltino. Vai. Ale. Truffatore. Direi di... no, vabbè. Non posso usarla adesso, però. Ecco, perché sì, puoi scambiare il Bakugan che ho lanciato con altri tipi di Bakugan. Sì, perché Monarus è l'ultimo che ho in mano. Vediamo un po'. Adesso lancio il suo terzo, che è... un Bakugan... non ne ho idea. Ah, Terror Claw. Ah, questo Terror Claw. Vabbè, grosso errore, Marucio, perché adesso io vincerò con un doppio posizionamento e nulla me lo potrà impedire. Per sicurezza Leonidas, nel caso si sbagli. Perfetto, ragazzi, e il primo round del torneo House è andato. Il primo round di questo primo round, cioè House più round. Wow, ho inventato una nuova parola. Accademia della Crusca, dammi i soldi. Allora, primo round di questo torneo House andato, grazie al cielo, dai. Mamma mia, bene, so sì che salvo, guarda, mamma mia. Vincere ste cose è davvero, oddio. Bene ragazzi, noi ci vediamo alla prossima con il secondo round contro Giuli. Ciao!